Allora, nella lezione di oggi abbiamo visto come si sviluppa la scala maggiore e invece adesso vediamo il suo proseguo di come costruiamo la sua scala relativa minore. La scala relativa minore noi la otteniamo dal sesto grado relativo della scala maggiore, molto semplicemente. Vediamo la formula che ci ricordiamo della scala maggiore, partendo sempre dalla scala maggiore naturale, quindi utilizzando sempre le solo note naturali della scala di Do. In questo caso abbiamo avuto un semitono, un tono e un tono. Siamo arrivati sul sesto grado. A questo punto proseguo e ho un tono, un semitono. Un semitono, un tono e un tono. Per cui dal La della scala di Do, proseguendo verso il Si, ho appunto preso coscienza del fatto che ho un tono. Per cui dal La al Si ho un tono, dal Si al Do ho un semitono, dal Do al Re ho un altro tono, dal Re al Mi ho un altro tono, dal Mi al Fa ho un semitono, per cui ho questa sequenza che sarà tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Fondamentalmente, se ci rifletti bene, non è nient'altro che la stessa scala di Do in estensione, perché è come quando ho iniziato a suonarla precedentemente. In fondo è come se avessi detto Do, Re, Mi, Fa, Sol, La e continuo da La a dire La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Da. Diciamo che io quando inizio a spiegare questi concetti e anche sui libri didattici queste cose vengono spiegate e vengono buttate lì come gemme, però in realtà prima che una persona possa comprendere il vero significato di cosa sia una scala minore relativa passa molto tempo, a meno che una persona non sia seguita in maniera molto intensa o non venga messa subito a conoscenza di quello che è il suono di una scala minore, o a meno che non abbia l'opportunità di suonare parecchie ore al giorno, perché comprende subito, grazie a un concetto moderno di musica e dei modi, di quello che è la realtà di una scala minore. Fondamentalmente esistono delle regole come dei dogmi, dove a un certo punto tu prendi atto che dal sesto grado di una scala maggiore usiamo queste formule e possiamo idealizzarle come ho detto ieri per la formula del tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. In questo caso, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Questa formula che ci consente di costruire una scala minore, noi la chiamiamo naturale. Se vogliamo però veramente, al di là del fatto di continuare a suonarla dal sesto grado della mia scala maggiore, se voglio veramente sovrapporla partendo dalla stessa nota della tonica della scala maggiore, per cui io partirò in questo caso da Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Quindi ho questa scala maggiore. Una volta compresa la diteggiatura della scala minore, se vado a sovrapporre questi pattern, allora sento veramente come suonano diverse queste scale, perché prendo proprio più consapevolezza di questa sonorità, ovvero. Caso ho suonato una scala di Do, una scala di La. Fondamentalmente suonano allo stesso modo, ma se suono una scala di Do maggiore e una scala di Do minore, il fatto è che la nostra formula ci ha consentito di comprendere come abbiamo utilizzato, come siamo giunti a poter utilizzare, a costruire questa scala minore. È questo l'importante. È palese che io stia sovrapponendo due tonalità diverse, ma devo darvi una spiegazione di come sono riuscito ad arrivare a utilizzare una scala di Do minore. Questo è chiaro.
La cosa importante è incominciare, per cui fare un passo indietro e dire: benissimo, memorizzo due formule, quella di ieri, la mia scala maggiore, e questa nuova formula che è tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Eccola qui, questa scala minore. Ora la sento.